portavoce Milan, quindi Walter, puoi darci per cortesia a questo punto una descrizione di quello che è avvenuto per farci capire esattamente, visto che tu sei riuscito ad arrivare per primo o comunque fra le prime persone, dato il tuo ruolo, e sei riuscito ad andare a vedere che cosa è successo, ci puoi spiegare per cortesia, farci una panoramica per far capire anche alle persone a casa che cosa succede, che cosa è successo e che cosa hai visto con i tuoi occhi, una descrizione di quello che è successo. Sì, beh, le immagini le abbiamo viste un po' tutti, penso, dai telegiornali, o meglio, insomma, via via nel tempo è stata ampiamente documentata questa tragedia. Io ero tutto sommato vicino ai Dolomiti e sono riuscito ad arrivare in tempi abbastanza brevi. Sapete che il soccorso alpino è una realtà presente in tutta Italia, dal nord fino alle isole, è composta da più di 7.000 tecnici e la sua forza è proprio quella di essere molto ben distribuito nel territorio, ovviamente in montagna e in ambiente impervio, pronta a intervenire nel più breve tempo possibile quando succedono queste catastrofi. E, questo è stato un episodio davvero raro, anche nella nostra esperienza. Noi vediamo tantissime valanghe, conosciamo bene la Marmolada. Io stesso ho lavorato come in Marmolada, come soccorritore, facendo soccorso piste, quindi davvero la Marmolada la conosciamo e la conosco molto bene. Però nessuno di noi si sarebbe immaginato di trovarsi davanti ad una tragedia di queste proporzioni. Cosa è accaduto in breve? Il ghiacciaio della Marmolada è un ghiacciaio che ha centinaia, migliaia di anni ovviamente, stratificato con grandi strati di ghiaccio, alti decine di metri nei punti più fondi e anche oltre. Si è distaccato un serracco, quindi una formazione di ghiaccio attaccata alla roccia nella parte più alta di questo ghiacciaio. Serracco si chiama. È molto pendente. Questa massa di neve e ghiaccio, in realtà ghiaccio e roccia per essere precisi, immaginatevi che era alta più di 40 metri, 45 metri circa, e larga circa 200 metri. Immaginatevi solo quanti campi da calcio dovremmo mettere in fila per raggiungere una massa del genere. Si è staccata e ha iniziato a scendere, scivolando anche su un'acqua provocata dal disgelo, dalle alte temperature, scivolando ad una velocità sicuramente superiore ai 250 km orari. È scesa per centinaia di metri proprio, purtroppo, lungo la via di salita normale della Marmolada. La via di salita normale è quella percorsa dagli alpinisti per raggiungere la cima. Purtroppo in questa caduta precipitosa di questa massa sono state travolte tantissime persone. Io ho anche l'impressione che molti non si siano neanche resi conto di quello che stava succedendo. E poi il bilancio, insomma, lo sapete, tanti morti, alcuni feriti che sono stati, diciamo, meno sfortunati di altri in questa tragedia. Siamo intervenuti subito come soccorso alpino, poi magari si può tornarci su. Sono stati evacuati subito i feriti, sono state trovate le prime vittime e di là, da lì, da quel momento è iniziata questa operazione di soccorso davvero difficilissima. Molto, molto interessante, molto ben spiegato, una tragedia veramente terribile. E, portavoce,